Francesco Labrozzi, presidente della cantina Colle Moro. Qualcuno disse una volta che il rumore dei trattori diventa musica quando si parla di vendemmia, quando c'è questo bel via vai in cantina. Hanno detto bene, effettivamente dopo un anno di attesa e di lavori in vigna, il momento della vendemmia con tutti gli annessi e connessi, quindi anche il rumore dei trattori, significa che stiamo raccogliendo i frutti di un anno di lavoro. Tanta, ovviamente, tanta pazienza, tanta passione per arrivare a questo momento. Assolutamente sì, rispettiamo i tempi della natura. Oggi che tutto il mondo viaggia sempre più veloce, nel nostro settore siamo ancora ancorati ai tempi della natura e non potremmo fare diversamente, quindi ci godiamo fino in fondo il momento della vendemmia. Comprendiamo che è un momento faticoso, impegnativo, ma la passione che muove tutti i soci della nostra cooperativa sicuramente ci rende molto più sostenibile questo impegno e questa fatica. Parliamo dell'uva, quale uva stiamo vedendo, com'è quest'anno? Il periodo, diciamo, di vendemmia adesso prevede la raccolta delle uve Trebbiano per quanto riguarda quelle a bacca bianca e abbiamo iniziato da poco la raccolta delle uve a bacca rossa con il Merlot e il Sangiovese, che sono le, diciamo, le prime uve bacca rossa vendemmiate. Il livello qualitativo è eccellente, la stagione è stata piuttosto asciutta, quindi siamo arrivati ad oggi con uno stato sanitario in ottime condizioni, di conseguenza il prodotto che otteniamo è, diciamo, eccellente. A questo vino, il vino che verrà fuori da queste uve, quando potrà essere gustato, fra quanto tempo? Allora, l'immissione in commercio può essere immediata, di fatto il prodotto deve essere fermentato e poi deve essere preparato il vino, nel senso che vengono fatte tutte le chiarifiche, tutte le operazioni di cantina necessarie per renderlo bevibile, per renderlo fruibile dai consumatori. In realtà l'immissione in commercio per quanto riguarda i primi vini che sono i novelli, di solito per la prima decade di novembre vanno sulle tavole dei nostri clienti. Se posso aggiungere, mi piace pensare durante il periodo della vendemmia su quale tavola, in quale calice viene versato il vino che si ottiene con l'uva che vendemmiamo. Però diciamo che sarebbe carino capire che cosa poi racconta il vino che consumano i nostri clienti, che cosa gli racconta, che cosa racconta a loro, che cosa riusciamo a trasmettergli col nostro lavoro. Quello che ha detto è molto bello, ecco, l'importante, l'augurio che capiti in un calice di un cliente consapevole che sappia quanta storia e sappia percepire questo racconto che il vino fa. Eh sì, questo è l'augurio che ci facciamo tutti, anche perché oltre al ristoro economico che tutti ci aspettiamo, in realtà il riconoscimento di un anno di sacrificio è la cosa che molto probabilmente ci solleva lo spirito più di ogni altra cosa. Abbiamo visto tutti i soci che stanno venendo in questo momento, ma ovunque, con la mascherina, il Covid ha fatto la differenza, fa la differenza, come la cantina Colle Moro ha superato questa fase? È una fase un po' insolita per noi, ci siamo trovati ad affrontare la vendemmia in condizioni di molto, molto più difficili rispetto agli altri anni. Abbiamo dovuto mettere in pratica delle misure abbastanza stringenti, abbiamo dovuto fare in modo che i soci che vengono in azienda siano consapevoli del rischio che si corre, aumentando i contatti. È un momento, diciamo, di convivialità la vendemmia, sia in vigna che in cantina. È il risultato piuttosto complicato spiegare ai nostri soci di dover avere un atteggiamento di attenzione e di riguardo per quanto concerne la sicurezza e gli assembramenti. Ecco, questa è sicuramente una vendemmia insolita,
Ci aspettiamo che questo momento e queste attenzioni che poniamo siano, come dire, siano sufficienti a garantire l'incolumità e la salvaguardia della salute di tutti quanti i nostri soci. Per quanto riguarda in generale le vendite del vino, il Covid ha inciso, inciderà, cosa pensa? Per quanto riguarda le vendite abbiamo, diciamo, una situazione piuttosto polarizzata. Per quel che concerne il mercato del vetro, quindi del vino in bottiglia, abbiamo riscontrato un rallentamento. Per quel che concerne invece la vendita dei vini sfusi, quindi in tank con i nostri clienti, grandi imbottigliatori, che a loro volta servono le catene di distribuzione, abbiamo riscontrato un aumento importante dell'assorbimento del prodotto vino, proprio perché nel periodo di lockdown si è verificato una maggiore disponibilità al consumo del vino, ecco, mettiamola così. Signor Natale Liberato è uno dei soci della Cantina Collemoro, lei ha appena scaricato, insomma, il primo trattore, si appresta a scaricare l'altro, com'è andata quest'anno? Diciamo che la raccolta è molto buona, c'è un quantitativo enorme, un po' pochi gradi, però siamo più che soddisfatti. La stagione è bella ed è buona. State raccogliendo il Trebbiano? Sì, adesso il Trebbiano, poi proseguiremo con la Passerina. Abbiamo fatto ieri il Sangiovese e poi passiamo al Montepulciano. Il momento della vendemmia è il momento più atteso dopo tanti mesi di lavoro? Assolutamente sì, perché è quello che premia un po' il nostro sacrificio, se vogliamo dire. Quindi dove ha le campagne sue? Dove sono? Allora, le nostre campagne sono situate un po' nel comune di Lanciano, Poggiofiorito, Frisa, in zona, insomma, ecco. E abbiamo il signor Carlo, un altro socio della Cantina Collemoro, che si appresta qui a fare tutte le operazioni, no? Adesso dove sta passando lei? Ora devo fare i gradi con la macchinetta. Facciamo prima, pesiamo il carico, poi facciamo i gradi con una macchinetta a refrazione, quella tramite la luce dai gradi del mosto, e poi lo portiamo lì, lo scarichiamo, e poi da lì vanno delle presse soffici, perché la cantina usa presse soffici, e da quello dopo il mosto fermenta e facciamo il vino. Come sarà questo il vino che nascerà da questo? Credo buono quest'anno è una buona annata, ecco, come uva quest'anno è buono. E speriamo anche il vino. La vendemmia è un momento di gioia per tutta la famiglia. Lei ha portato anche il bimbo? Sicuramente sì, rendiamo partecipe delle attività familiari. È un momento per stare assieme, per capire il sacrificio, diciamo, di tutto il lavoro che si fa nella vigna. E giustamente in questo periodo collaborano alla raccolta. E la vendemmia è il momento clou di tutta la fatica, no? Sì, un anno di sacrificio, giustamente in questi periodi si arriva, diciamo, è come mettere al mondo un bambino, tutto il sacrificio di un anno. Com'è andata? Per il momento va bene, diciamo, se ci accompagna il tempo ancora meglio. E il signor Domenico, che quanti anni che lei ha, fa questo lavoro, questo rito? Nella campagna ma più che sempre da piccolo, però facevo metà, ma però mo da 30 anni qua faccio la campagna, via. Quindi da 30 anni? Anche più. Quanto è importante la vendemmia per chi, per tutti? È importante, sì, è molto importante. Qualche ricordo di quando era più giovane? Sì, il ricordo ci sta sempre, a tutte le cose, via. Se ne è passato di tutto, di bello e di volte si lavora e non si guadagna tanto e via. Si poteva mai immaginare che un giorno sarebbe venuto qui con una mascherina? Beh no, questo mai, non potevo saperlo, sì. Purtroppo è successo, sì. E abbiamo anche la vicepresidente della cantina, Dionina Tortella, appena arrivata, una donna, ecco, abbiamo visto arrivare col trattore e con questo bellissimo carico di uva. Sì, sì, oggi è una bella giornata, finalmente si è potuto lavorare, dopo il temporale di ieri e l'altro ieri, comunque la vendemmia sta andando molto bene, grazie a Dio, quest'anno è una bellissima annata. Che dire, viva le donne che sono impegnate in agricoltura!
Viva, sempre viva le donne!